Valerio Massimo Manfredi a Iesi, parlando di sport, archeologia. Di che cosa, Manfredi? L'atletismo, io parlerò dell'atletismo nell'antichità, che poi è l'origine dell'atletismo moderno, no? Cioè De Coubertin ha resuscitato una celebrazione che era quella delle Olimpiadi, che è stata di fatto una resurrezione, no? Perché Olimpia fu distrutta dagli imperatori cristiani, praticamente distrutti tutti i capolavori che erano concepiti come opere del demonio, insomma. Però c'è questa differenza fondamentale, che quello che diventa in Occidente il combattimento dei gladiatori, quindi una macchia sull'onore di Roma e dell'impero romano, in Grecia si converte, incanala, diciamo, la forza di competizione, l'energia dei giovani verso l'atletismo, che rifugge dal sangue, comunque, tant'è vero che venivano sospese tutte le guerre. Fosse così anche adesso, Valerio? Ma in qualche modo durante le Olimpiadi, insomma, almeno una parte del mondo cerca di starsene tranquilla. Quindi è contento che Roma sia candidata per le prossime Olimpiadi? Assolutamente, facendo... ma sempre dobbiamo fare il tifo per Roma, che è la città più bella del mondo, è una città carica di storia ed è l'orgoglio delle nostre origini e della nostra ascendenza, insomma. Valerio Massimo Manfredi, lei è un conduttore televisivo, un noto scrittore, un archeologo. E il futuro che cosa ci aspetta? Vivremo ancora o no? O siamo alla fine del mondo? Perché un archeologo lo può dire. No, gli archeologi non sono dei profeti, insomma, anzi, noi cerchiamo di capire, già ce ne abbiamo abbastanza, se riusciamo a capire qualcosa del passato, prevedere il futuro mi sembra un po' fuori dalle nostre possibilità. Però certamente è un periodo molto delicato, ma è anche in atto una serie di azioni, di iniziative per cercare di comporre la situazione. Quindi c'è un futuro per un archeologo e scrittore che racconta anche il futuro a volte? Noi abbiamo già difficoltà a capire il passato, prevedere il futuro, insomma, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Diciamo che è una situazione molto critica, molto difficile, però insomma il nostro mondo ha anche dei meccanismi di compensazione, di contatti, diciamo, sotto traccia, che non si vedono, ma insomma il viaggio di Prodi in Russia è molto eloquente in questo caso, e anche il suo precedente colloquio con Matteo Renzi. Insomma, non credo proprio che ci sia qualcuno così pazzo da scatenare una guerra su grande scala. Non ci sarebbero né vinti né vincitori, come non ci sono stati nelle due guerre precedenti, hanno perso tutti, insomma, ormai penso che questa lezione, speriamo che l'abbiano capita. Lei, che è così noto, parla anche ai giovani, e che cosa ha in programma? Quali libri, quali trasmissioni? Ma le trasmissioni sono una cosa molto casuale, io le ho fatte perché mi è stato chiesto da amici, ma non è che da grande voglio fare il televisivo. E in cinema? Ha già fatto parecchi film, come sceneggiatore? Io non ho mai fatto dei film, li fanno i produttori i film. Io, quando sono stato richiesto, ho fatto quello che mi viene richiesto, se mi piaceva e se mi interessava. Non sempre sono andati a buon fine. Io ho scritto una sceneggiatura delle Memorie di Adriano e sono stato chiamato proprio perché ho una cultura e ho una preparazione in quel senso, però il film non è mai stato prodotto. Capita, un momento di crisi. Sì, ma la cosa non è per quello, è semplicemente che cambiano i direttori, si buttano nel cestino un sacco di soldi spesi fino a quel momento e si dice no, non lo facciamo più perché non è più ora e non è più tempo. Quindi insomma sono sempre i modi disinvolti con cui si spendono e si buttano i soldi degli altri. Gli auguri alla rete di Valerio Massimo Manfredi, da Iesi qua. Grazie, tanti auguri a tutti quelli che ci guardano e che ci leggono.